Signor Presidente, caro Nicola, grazie. Grazie di questo invito, grazie dell'occasione di lavoro che abbiamo condiviso in questi mesi, davvero riservatamente. Grazie al sottosegretario De Vincenti, grazie a tutte e a tutti voi. Ha ragione Nicola nel dire che questa è un'occasione preziosa anche per discutere, dialogare, offrire un punto di vista alla classe dirigente della regione della capitale, alla classe dirigente cioè della regione che ha la responsabilità istituzionale di guidare questo paese. E dunque è un'occasione da non sprecare. Ma prima di entrare nel merito, anche discutendo di alcune questioni concrete, molto puntuali, che in un disegno di insieme il Presidente Zingaretti vi ha e ci ha proposto, permettetemi di dire grazie a chi ci ospita, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ai sovrintendenti. Io devo confessarvi una cosa, qui non c'ero mai entrato, è gravissimo, lo so, non c'ero mai entrato. E mi sono sentito, camminando e fermandomi un attimo con la sovrintendente, con il presidente, con il sottosegretario, dall'altra parte del tavolo rispetto a quello che dicevo sempre quando facevo il sindaco, e mi arrabbiavo con un po' di cittadini dicendo: ma voi non c'entrate mai nei luoghi dell'identità fiorentina, raccontavo ai miei. E qualcuno diceva: sindaco, capisco, abbiamo anche da fare, abbiamo da lavorare, abbiamo... In realtà non è questo il punto che talvolta ci blocca, è che noi siamo talmente abituati al bello e alla bellezza che rischiamo di non meravigliarci più. Direi: Renzi, stiamo a discutere delle strade, della infrastrutturazione sanitaria, del futuro di una regione, non partire adesso per la tangente con grandi discussioni sulla meraviglia, lo stupore. In realtà penso che questo debba essere il nostro punto di partenza. Perché se alzate gli occhi e poi li abbassate e poi li fate girare, anche voi che ci siete già entrati più volte, vi rendete conto che questa realtà, come tante altre a Roma e nelle altre grandi città del nostro paese, in realtà non soltanto nelle grandi, ma questa è un'altra storia, se alzate gli occhi e li fate girare, vi rendete conto che siamo di fronte a realtà che tutto il mondo vorrebbe avere e per le quali talvolta capita di mettersi in viaggio, fare migliaia di chilometri semplicemente per provare a sentire lo stupore far capolino dietro il cuore. Noi per troppo tempo ci siamo abituati e probabilmente non ci rendiamo conto fino in fondo della straordinaria potenza che la tradizione ci offre, non per adorare le ceneri del passato, ma per ravvivare il fuoco, diceva un grande. Vale a dire, per poter prendere spunto dalla tradizione per, come ha detto Nicola, immaginare un futuro che sia il futuro dell'Italia. E allora provo a tenere insieme rapidissimamente i due aspetti. C'è un grande orizzonte, che è l'orizzonte del ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo, e di conseguenza le responsabilità della regione Lazio e di questa città. È un tema straordinariamente importante. Il mondo sta vivendo una fase davvero intrigante e difficile. La paura fa capolino in tutte le elezioni politiche, ma contemporaneamente l'era dell'informazione, la grande stagione dei big data, il grande investimento sul futuro consente delle opportunità che fino a qualche anno fa erano impossibili. Il mondo sta viaggiando a una velocità in cui crescono le minacce, lo sappiamo, lo vediamo, ma crescono anche le opportunità. È una stagione interessantissima nella vita politica internazionale. L'Italia per me ha un ruolo, lo ha grazie a ciò che ci circonda e lo ha per la forza della propria classe dirigente, non del capo pro tempore del governo, non del capo pro tempore della regione, ma della classe dirigente del paese, che deve ricordarsi che il compito dell'Italia non è soltanto quello di fare l'elenco delle cose che non vanno, ma è quello di provare a cambiare le cose che non vanno e contemporaneamente a indirizzare alcune proposte concrete e puntuali per il futuro del nostro paese, dell'Europa e del mondo. Ah, ma ti stai allargando? No, non mi sto allargando. Io penso che questa sia la prima grande sfida.
riuscire a restituire al nostro paese un ruolo nella comunità europea e internazionale in grado di incidere nelle sfide culturali, politiche, economiche del nostro tempo. Per farlo però, e vengo al secondo grande tema, c'è bisogno di una straordinaria concretezza. Abbiamo fatto gli amministratori, posso dirlo, tanto non è cosa tra noi nota, la prima volta che abbiamo parlato di questioni amministrative insieme abbiamo anche litigato con Nicola, quando discutevamo con entrambi i presidenti delle province io volevo rubargli nel senso metaforico, nel senso che ci reciprocamente discutevamo sull'imposta provinciale delle macchine sostanzialmente, cioè cercavo di portare a immatricolare a Firenze qualche, si immatricolavano tutte a Roma e quindi ero molto geloso. Ma perché? Perché conosciamo le dinamiche amministrative, sappiamo che non c'è politica senza amministrazione. La nostra vita quotidiana non è fare un elenco della spesa, fare una lista di progetti, questo non è una lista di progetti. Ha detto più volte Zingaretti, questo disegno ha un'anima. Perché abbiamo quella dimensione politica che ricordavo all'inizio, il primo dei due pilastri. Ma accanto a questo sappiamo che senza concretezza non c'è politica. Quelli che vi parlano di grandi sistemi o che vi promettono grandi rivoluzioni e che poi non sono credibili sulla concretezza del giorno dopo giorno, ci stanno rubando il futuro. Per troppi anni l'Italia ha perso delle occasioni perché ha tenuto incagliati soldi nascosti nei vari fondi dei vari uffici centrali, regionali, provinciali, comunali. Per troppo tempo l'Italia ha visto la mancanza di una classe dirigente, non è responsabilità soltanto della politica, che fosse capace di andare oltre l'orizzonte del giorno dopo giorno e che avesse in testa e nel cuore essenzialmente l'interesse nazionale. L'interesse nazionale, che è una parola di cui essere orgogliosi, non di cui aver paura. L'interesse dell'Italia viene prima delle convenienze delle parti o delle singole carriere personali o delle esigenze di un partito o di un altro. L'impegno è istituzionale, non è un impegno tra due persone. Nasce dalla stima delle persone, come tutto. Ma è un impegno istituzionale che racconta ai cittadini concretamente cosa facciamo, in che tempi e perché lo facciamo. E consente alla regione di controllare il governo, al governo di controllare la regione e ai cittadini insieme di controllare tutti e due. È un cambio radicale dell'approccio e dell'impostazione. Ed è un cambio che permette, io dico finalmente, di non sprecare mai più un centesimo di euro. La cosa più grave di questi ultimi anni è stato il modo con il quale altre regioni, talvolta non soltanto le regioni del sud, ma molto spesso le regioni del mezzogiorno, hanno buttato via i soldi dicendo vabbè tanto sono fondi europei. Fondi europei di che? Quando noi diamo all'Europa ogni anno quasi 20 miliardi di euro e ne recuperiamo 12, quelli non sono fondi europei, sono fondi pagati dai cittadini con le tasse, che venivano sostanzialmente sprecati e andavano ad arricchire le opere pubbliche in altri paesi. Non la sentite montare la rabbia per questo? Io sì. Perché in questo modo rubavamo ai nostri figli e ai nostri nipoti il domani. E allora, e vengo alla sostanza dell'impegno del governo in questa direzione. Ci sono due pilastri. Da un lato c'è un'idea d'Italia in Europa e nel mondo. Il presidente della regione Lazio non è il presidente della seconda regione per PIL o della regione della capitale. Il presidente della regione Lazio, con i suoi collaboratori, con il suo team, con i suoi assessori, con i suoi consiglieri regionali, è un elemento rilevante della classe dirigente di questo paese. E insieme pensiamo che l'Italia debba uscire dalla dinamica della timidezza quando parla in Europa o quando parla nel mondo. Guardate l'ultima settimana, banalmente l'ultima settimana, solo quella. Alla Farnesina abbiamo ospitato i leader dei paesi africani, dicendo che cosa? Che se si vuole risolvere l'immigrazione, non si può semplicemente pensare che basta andare in un talk show, fare la voce grossa, strillare un po' e trovare uno slogan demagogico. Se vuoi risolvere un fenomeno di portata storica come l'immigrazione, devi avere l'intelligenza di un progetto pluriennale che tenga insieme la cooperazione e gli aiuti allo sviluppo, che tenga insieme una visione dinamica del rapporto Europa-Africa, che tenga insieme nuovi strumenti finanziari e che sia in grado di dire
in modo più articolato di come fanno i profeti della demagogia, che aiutiamoli a casa loro può anche diventare un progetto politico, ma deve essere un progetto politico basato sull'umanità e sulla concretezza, non sul respingimento mediatico. Abbiamo in questa settimana ottenuto una flessibilità in Europa. Io vorrei andare a riprendere i giornali degli ultimi 3 mesi, 4 mesi. Il governo ha scelto la strada sbagliata. Non soltanto i giornali, non vorrei che apparisse una polemica con i giornali. Andiamo a vedere i commenti dei politici, così parliamo male dei politici e non dei giornalisti. Il governo si è infilato in un vicolo cieco. Il governo ha perso ogni tipo di speranza. L'Europa si farà sentire. E noi cosa stavamo dicendo, come pure abbiamo fatto anche l'anno scorso? Semplicemente che il modello economico che è stato pensato e purtroppo firmato anche da noi negli anni passati in Europa è sbagliato, perché non funziona. Non vuol dire continuare a aumentare il debito. Dal 2014 il debito si è bloccato, fa il 132% sul PIL. È altissimo ancora il debito pubblico, ma si è bloccato e da quest'anno inizia a scendere. Dicevamo però che in un momento di crisi, di deflazione, di mancanza di investimenti, è inutile continuare a dire austerity, 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 se non sblocchi gli investimenti pubblici e privati, se non fai ripartire l'innovazione, se non racconti il sogno di cosa può essere l'Europa tra 20 anni. Non è che quando a Roma, 59 anni fa, si sono visti in Campidoglio, sono partiti dal carbone e dall'acciaio perché non sapevano da che altri argomenti partire, ma avevano una grande visione. E concretamente carbone e acciaio erano gli strumenti per affermare una visione che portasse alla fine della guerra e a un futuro di pace. E se guardate ancora in questa settimana, pensate semplicemente e banalmente a ciò che sta accadendo a livello internazionale, quando finalmente si avverte un principio. Se vogliamo combattere il terrorismo, bisogna avere il coraggio di dire che l'Europa, oltre a fare grandi discorsi sulla chiusura delle frontiere, dovrebbe guardare le nostre periferie, perché non venivano da Idomeni o da Lampedusa i terroristi del Bataclan o quelli dell'aeroporto di Bruxelles, venivano dalle banlieue di Parigi, venivano dal quartiere di Molenbeek a Bruxelles, venivano dai luoghi del nostro scontento, dalle periferie del nostro scontento. E se non si ha il coraggio di dire allora che accanto a un investimento sacrosanto in sicurezza occorre un investimento nelle scuole, in cultura, in educazione, se non si ha il coraggio di dire questo, non si sta dicendo la verità ai cittadini. L'Italia in questa settimana su questi 3 temi è stata protagonista del dibattito europeo. Può bastare? Io dico di no. A me non basta. Però almeno usciamo dalla filosofia solita per cui l'Europa è la maestra che ci spiega che cosa fare, noi siamo gli studenti, gli scolari un po' indisciplinati, dobbiamo fare le riforme. Riforme le stiamo facendo, qualcuno dice anche troppe. Il problema non è più semplicemente fare le riforme, ma raccontare che la politica può avere un senso, che nel servizio verso gli altri siamo eredi di una grande tradizione, che nel racconto di un progetto per il futuro stiamo semplicemente restituendo vita a quelle grandi anime, a quelle grandi personalità che hanno costruito il nostro passato, e che non ci accontentiamo di essere semplicemente visitatori del museo, ma vogliamo essere continuatori di una storia. Questo è il nostro punto di partenza, per farlo concretezza. Se ragioniamo di queste cose, ma le strade sono piene di buche, non ci crederà nessuno. Se ragioniamo di questo, ma continuiamo in una discussione asfittica dentro la politica, in cui ci si tira dietro le cose più inaudite, in cui si parla costantemente di cose che non interessano ai cittadini, non siamo credibili. Dove sta il merito del lavoro della Regione Lazio con tutto lo staff del governo che ha collaborato? Andare a individuare cose concrete. Ce ne sono alcune che non sono previste nel patto, le avete detto. Zingaretti è da sempre uno dei principali teorici e anche pratici sostenitori della banda larga e della diffusione dell'innovazione tecnologica. Pensate a cosa può comportare. Parlavamo prima delle conseguenze della dematerializzazione della carta in sanità, ma pensate a che cosa può comportare a tutti, da tutti i punti di vista. Ormai il mondo è totalmente diverso anche rispetto a 10 anni fa, quando io e lui litigavamo sull'IPT.
i telefonini erano diversi da quelli di oggi, il grado di connessione era totalmente altro rispetto a quello di oggi, la possibilità di utilizzare dei servizi attraverso l'innovazione o semplicemente di ripensare il modello produttivo di un'industria, pensate alla manifattura 4.0, era totalmente altro. Allora concretezza, concretezza puntuale, attenzione alla cultura, cosa che stiamo avendo, attenzione al mondo della cinematografia fino alle grandissime innovazioni che possono arrivare, io credo, dalla sostenibilità ambientale. L'Italia può giocare delle carte meravigliose in questo senso, però contemporaneamente sblocchiamo i cantieri che sono fermi, però contemporaneamente mettiamo la parola fine, e se c'è da fare una strada che da 30 anni si discute, per le parole da 30 anni si discute, e facciamola sta strada, facciamola più bella possibile, facciamola con il controllo più efficace possibile dell'ANAC, portiamoci dentro tutto il controllo dei cittadini, mettiamo la trasparenza massima, ma facciamo finalmente accadere le cose. Non vi è contraddizione, e chiudo, tra uno sguardo alto, nobile, grande sulla politica che riguarda l'Italia e che è quello che noi vogliamo fare. Se stiamo dando stabilità, non per tenerlo immobile, perché se tu continui a produrre semplicemente politica politicante, non sarai mai credibile in Europa. E lo vediamo dai risultati in Europa, ma anche nel sud-est asiatico, o persino in alcune competizioni di partito negli Stati Uniti, alla fine vince la paura, alla fine vince la demagogia, alla fine vince il qualunquismo. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di tenere insieme questa visione con una straordinaria concretezza. E allora, caro Nicola, grazie. Grazie perché abbiamo messo in fila una serie di cose molto impegnative. Adesso bisogna correre, come sempre abbiamo fatto, perché questi progetti sui quali Zingaretti si è molto spensolato sui tempi, ho letto anche stamattina su alcuni quotidiani, 2018 ci sono i tempi, quindi non è che stiamo ragionando, vabbè, da qui non c'è scritto Roma 2025, Lazio 2025, certo, speriamo che ci sia Roma 2024, speriamo che i grandi progetti sui quali pensiamo che sia giusto tornare a sognare, perché un paese che non sogna è un paese che vive un incubo. L'alternativa al sogno in molti casi è l'incubo. Ieri ho visto che la sindaca di Parigi ha coinvolto Nicolas Sarkozy, suo avversario storico, la sindaca Hidalgo, ha coinvolto Nicolas Sarkozy nella campagna per Parigi 2024. Perché? Perché in quel caso l'interesse nazionale viene prima delle divisioni politiche. Mi auguro che possa essere fatto anche in questo paese, sulle Olimpiadi e su tutto il resto. Perché quando si parla dell'Italia ci dovrebbe essere spazio soltanto all'orgoglio. Poi le vicende politiche uno se le vede nei tavoli opportuni, ma quando si parla di Italia dovrebbe esserci spazio soltanto per l'orgoglio e per la responsabilità. Ci siamo dati delle scadenze significative e importanti, adesso il compito è quello di rispettarle, però lasciatemelo dire con una punta di incauda venenum, dai, visto che siamo in un luogo dove questo si può utilizzare. Non pensate che questa responsabilità sia soltanto della politica. Noi non abbiamo alcuna paura e non abbiamo alcuna difficoltà. Noi la faccia ce la mettiamo e insieme alla faccia ci mettiamo tutto il resto. Ci possono accusare di tutto tranne che di timidezza nel mettere energia, entusiasmo, grinta e passione a sostegno di un progetto. Qualcuno può dire non mi piace il tuo progetto, legittimo, ma nessuno può dire che non ci stiamo provando con tutto l'impegno che conoscete. Quindi noi la nostra parte la facciamo, senza problemi. Però in cauda venenum vuol dire che non pensate, classe dirigente romana e laziale, che basti delegare a qualche politico perché questo risultato arrivi. C'è una grande questione che riguarda la classe dirigente in questo paese. C'è bisogno che tutti insieme ci sentiamo parte di questa scommessa. C'è bisogno che tutti insieme sappiamo che ciascuno di noi, all'interno delle associazioni categoriali, all'interno delle realtà del mondo dell'impresa, del sindacato, all'interno delle realtà del mondo culturale, associativo, all'interno delle varie realtà della pubblica amministrazione o delle esperienze private, sappia che questa non è una questione che riguarda il Presidente del Lazio o il Presidente del Consiglio. Questa è una questione che riguarda il Paese. È dell'Italia che stiamo parlando.
E se l'Italia torna a fare l'Italia, e noi siamo convinti che così accadrà, nei prossimi 20 anni questo paese ha uno spazio straordinario. A tutti i profeti di sventura che per anni hanno detto l'Italia è finita, ci aspetta il declino, dico: ma l'avete visto dove sta andando questo mondo? È un mondo che chiede bellezza, è un mondo che chiede intelligenza, è un mondo che chiede innovazione, è un mondo che chiede passione, è un mondo che chiede qualità della vita. Se non li fa l'Italia, mi dite chi può farlo? E allora noi la nostra parte l'abbiamo fisicamente vergata con una penna. Sono impegni concreti, ci giochiamo reciprocamente la faccia sul fatto di mantenerli. Però vorrei chiedere a tutti e a tutti di avere consapevolezza, al di là delle proprie idee politiche, al di là delle proprie simpatie culturali, personali, di rendersi conto che in questo momento, per questo paese, non è in ballo il destino di un singolo o di più singoli, è in ballo il destino di una comunità. Se facciamo la nostra parte, l'Italia tornerà a fare l'Italia e l'Europa e il mondo saranno più forti. Grazie, viva il Lazio, viva l'Italia.